Bentornati sul mio canale. Oggi recensirò un modellino appena arrivato. La GAZ 13 è un'automobile prodotta dalla Gorkovy Automobilny Zavod dal 1959 al 1981, chiamata anche Chaika, ovvero gabbiano. L'auto ha un design tipico delle auto americane del tempo, in stile Detroit barocco. Monta un motore SAE Gross 5.5 litri V8 da 195 cavalli, con il cambio automatico a pulsanti, simile a quello della Chrysler del tempo. Le versioni sono Saloon, Limousine, 4 porte cabriolet, costruita solo dal 1961 al 1962 per le parate ufficiali. A causa del prezzo proibitivo, per i normali cittadini era prevalentemente usata dal governo sovietico o noleggiata per i matrimoni. Utilizzata dagli ambasciatori sovietici e fu donata a Fidel Castro da Nikita Khrushchev. E passiamo alla recensione del modellino. Qua possiamo vedere la scatola, tipica dei modelli russi anni 80-90, e qui il modellino. La macchina è fatta quasi interamente in metallo, a parte il fondino, che è questa serie, penso che sia una delle serie seconde con il fondino in plastica. Le prime, prima degli anni 90, erano fatte totalmente in metallo, anche il fondo. Qui possiamo anche leggere le scritte. Chaika GAZ 13, scritto in russo e fatto in Unione Sovietica. Tipico di questi modelli ci sono le porte apribili, anche possiamo vedere il baule dietro, anch'esso apribile. Ha le sospensioni e la parte frontale in metallo più parabrezza in plastica. Il modello è dettagliato, con un certo peso tipico di questo tipo di modelli sovietici. A quanto pare è stata poi prodotta un'altra serie da parte di una ditta più recente, che è sempre in metallo, però fatta in Cina, e mi sembra si chiami Autotime, che fa una serie di macchine sovietiche, ed è uscita anche con la De Agostini, con una serie di edicola, che ho anche quella, ma con materiali diversi, un po' più, diciamo, cinesi, tipici dei modelli da edicola. Nulla a che vedere con il modello in questione. Facciamo una panoramica generale sul frontale. I cerchi tipici di questi modelli sovietici. La fanaleria posteriore. Vediamo gli interni. Devo dire che sono molto appassionato di questo tipo di modelli in metallo un po' datati, perché hanno il loro gusto retro e una fattura molto interessante. Grazie per aver visto il video e se vi è piaciuto registratevi sul mio canale. Sono presente anche su Facebook con la collezione dei miei modellini 1.43. A presto, grazie.